È nota la capacità giovannea di leggere la realtà, diremo la nuda vita ordinaria, con una profondità impensata, in una prospettiva spesso insolita e cogliendo significati laddove si stenterebbe a trovarne di significati, dando senso addirittura a ciò che senso non ha. Nel Vangelo di oggi, ad esempio, ci confrontiamo col dramma della morte di Cristo, addirittura con la sua necessità. Anche gli altri evangelisti conoscono il detto che attesta la coscienza che Gesù aveva di dover morire. Leggiamo in Luca, ad esempio, il figlio dell'uomo deve soffrire molto, deve essere riprovato, deve essere messo a morte. Ecco, Giovanni trasfigura questo detto tradizionale, non parla più di morte, parla invece di innalzamento, parla di esaltazione. Bisogna, dice, che il figlio dell'uomo sia innalzato. Per lui, quindi, la morte di Cristo in croce è già un ascendere al cielo, è già un trionfo. Per lui, per Giovanni, la morte non è solo morte, è anche vita e salvezza, è, diremo, vita nella morte, è luce. È manifestazione dell'amore di Dio, è il gesto estremo dell'amore del Padre che come Abramo con Isacco dona l'unico figlio, lo perde nella morte. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ecco. Tutto questo è contenuto nella morte di Cristo. Il significato di questa morte è anzi talmente grande che chiamarla semplicemente morte sarebbe stato troppo poco. Essa quindi è innalzamento dell'umanità del Figlio al punto più alto delle possibilità umane, fino al dono totale di sé. La morte di Cristo quindi parla. Parla di lui, parla del suo cuore, parla del padre, dell'amore del padre. La morte non è in lui una oscura linea sull'orizzonte, non è un vicolo cieco, è rivelazione ed è pure salvezza. Tutto questo è la morte di Cristo, tutto questo possono essere anche le nostre morti quotidiane, se ben ancorate in lui. Ma c'è poi un altro aspetto, perché la morte di croce, in croce di Cristo, è anche ostensione del male che ci abita. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. I serpenti dell'orgoglio, del risentimento, della paura, della lussuria, della dipendenza, del vizio, dell'amarezza, dell'insensibilità, tutti questi serpenti si accaniscono sul corpo del figlio dell'uomo. Quindi questo ci mostra oggi la croce, questo oggi la croce ci rivela, mostra noi a noi stessi, noi nelle ore più buie della nostra storia. Insieme però ci mostra anche l'amore sempre superiore del Padre, l'amore di Dio che nessun male potrà mai fiaccare. Quindi nella croce c'è un paradosso, c'è la forza chiassosa del male e c'è la forza mite dell'amore. Questo si palesa oggi sulla croce. Per questo la croce è divenuta per noi luce, verità, promessa di vita. Per questo la croce, come dice Giovanni, ci chiama, ci attrae a sé. La croce cioè ci provoca al movimento, ci stana addirittura dal buio e così facendo ci guarisce, vuole redimerci proprio dal male che si annida in noi come una serpe. Questo è l'appello che risuona dalla croce. Lasciamoci quindi calamitare dalla forza dell'amore del crocifisso,
Usciamo dalla camera buia del peccato e della mediocrità, lasciamoci rischiarare dalla luce che promana dalla croce, distogliendo lo sguardo da noi stessi, dal nostro fallimento. Guardiamo fissamente a Lui. La morte, lo ripeto ancora, in Lui non è già più morte. In Lui la morte è ricominciamento, è vita, è promessa di vita. La morte, ogni dolore in Lui ha un senso.